Mike, più violenza sportivamente te la darà questo match. Per la categoria bantamweight meno 61 kg. Lui viene da Parma, ha uno score di 2 vittorie e 4 sconfitte. 2 vittorie per TKO. All'angolo blu per il team Seconds Out, Francesco La Dell'Arte! Ok. Entra il primo guerriero di questa main event, di questo main event. Ha fatto l'ingresso proprio passando da dietro me, Mike. I was frightened. Io avevo paura. Mike ha avuto paura che il KO lo dovesse subire in prima persona. Ma... Esatto. Puoi stare tranquillo, Mike. Francesco La Bell'Arte, ricordiamo, per il team Seconds Out di Parma, con 2 vittorie e 4 sconfitte, entrambe le vittorie per TKO. E se la vedrà con Michele Clemente The Arrow, tornato dopo un infortunio l'anno scorso. Francesco La Bell'Arte. Invece Michele Clemente è Altamurano, lo sfidante, right? Sì, Michele Clemente è fighter di casa. Gioca in casa. Ok. E di Altamura, con uno score di 4 vittorie e una sola sconfitta. 3 vittorie sono per TKO. Oh. All'angolo rosso, per il team Wolf Temple, Michele The Arrow Clemente! But I have a problem, he said TKO, he didn't say KO. But anyway, he is the guy, the home favorite, and this, wish him all luck. Che atmosfera nel palazzetto dello sport di Altamura. Pubblico di casa. Potete sentirlo voi stessi. That's quasi right. Copre la mia voce è quella di Mike. And this is a title, Italian title match. Sì, combatteranno, yeah, per il titolo della divisione Bantamweight Division Fight 1 con annesse selezioni Octagon, quindi c'è la posta in palio è alta Mike. That's right. Ricordiamo che Michele Clemente, con uno score di 4 vittorie e una sconfitta, è uno dei migliori Bantamweight in Italia. Exactly. Nonostante Michele l'età, Daro Clemente, non proprio giovanissimo, ma può, diciamo che può proprio dire ancora la sua. There you go again, respect between the fighters, that's wonderful. Sì, rispetto abbiamo notato in tutti i momenti di questa grande serata di sport. Sottolineiamo, non è solo un evento per gli appassionati di sport a combattimento, ma per gli amanti dello sport, Mike. Exactly, people who love the sport and enjoy the technical ability that you have to actually do this. Sì, quando il livello sportivo è così alto non può che essere un bene per lo sport altamurano, pugliese ma italiano. And we're on YouTube, so it's mondiale. Perché no? Eh sì, Wow. Subito aggressivo La Bell'Arte, porta a parete Clemente. Clemente, che abbiamo sottolineato, è un... ha vinto di 4 vittorie, sono 3 per TKO, quindi ne sa qualcosa il Carlo Perseo D'Ambrosio, che ha combattuto poco fa. Su Eita? Sì, nell'ultimo match che hanno combattuto. No, Eita. Ma Michele Clemente ha 33 anni. Oh, right, ok, 33 years old. Sì, diciamo che è nel picco della sua carriera agonistica. Exactly. Non può fallire questo appuntamento. Mette una ginocchiata. Neutralizza i tentativi di La Bell'Arte di portarlo giù. Questo può essere proprio un, diciamo, come si chiama, di lancio, come si chiama, per lui. Sì. Vincendo questo. Sì, può essere un trampolino di lancio per Michele Clemente. Trampolino di lancio. Sì.
Michele Clemente, che è in striscia di vittorie di due match, e credo proprio che venderà cara la pelle, e lo sta dimostrando in questi primi frangenti di combattimento, in cui tuttavia è la bell'arte che pressa a parete. Sta controllando bene. He's really controlling it really well. He's doing very well there. Vediamo, prova a uscire dalla parete. Some fighters like to actually be with their back against the fence. Sì, arrivare a parete diciamo che è la situazione migliore per difendere nelle fasi di lotta. Ecco, riesce a uscire Michele Clemente. Ora deve fare attenzione alla bell'arte, alla potenza, alle frecce di The Arrow, Michele Clemente. Wow. Attenzione, ginocchiata saltata di la bell'arte, però non completamente a segno. E di nuovo, siamo di nuovo a parete. Bel ribaltamento di Clemente, che ora controlla. Change the situation around. Wow. Using the knees really nicely. The knees. Inizio del round, devo dire, molto equilibrato, ma d'altronde ce lo aspettavamo. Potrebbe aver subito un colpo alle parti basse. Yeah, a low blow. Prosegue l'incontro. Oh, here we go, it's knockout time. Yeah, we like that. That's what we wanted to see. Ragazzi, livello di striking eccelso. Eccellente, veramente. La bell'arte più cauto lo porta a parete. Quelle fasi di scambio non possono essere a svantaggio di entrambi. Sta a chi riesce a finalizzare nel minuto giusto, nel secondo giusto. Exactly. A very small line between winning and losing sometimes. Sì. Abbiamo visto un bellissimo spinning kick di spinning back kick di Clemente. Ora abbiamo di nuovo la bell'arte che controlla a parete. Wow, this is looking really good. Riesce a staccarsi. Wow. Ora di nuovo. Wow, good Clemente. Wow, I got that. La bell'arte tuttavia reattivo. Abbiamo visto riprovare. Sembrava andare a cercare un takedown. Ora Clemente lo porta a parete, ma torna a distanza, vuole scambiare. Wow, la bell'arte is good. Yeah, I like that. Throwing the right hand. Va a legare la bell'arte. Scusa. Però adesso è Clemente che vuole finire il round in maniera dominante. E sembra ci stia riuscendo. Always for the judges. Sempre per i giudici. Sì, importantissimo. Questa l'ultima 15 secondi. Sì, esatto, seconds. È importante dare una buona impressione ai giudici nel finale del round. Oh, that's a lovely. Un'occhiata in uscita. Beautiful, wonderful. Belle combo, braccia a gambe di Michele Clemente. Excellent. That's what we want to see. Tempo. Really nice there. Gran bel primo round. Who are you giving that to? Key. Non saprei dire chi è in vantaggio, ma potrebbe esserci però Michele Clemente, sì. Diciamo che nello striking forse è entrato più a segno. Non posso dividere. Perché hanno avuto tutti e due i buoni momenti. Sì, hanno avuto entrambi dei bei momenti. Un round comunque equilibrato. Non c'è un takedown. Non ci sta. No. Un takedown. Perciò, diciamo. Sì, dipende dal peso che i giudici avranno dato al controllo a parete. Exactly. Second round. Stiamo andando al secondo round del match pro, di un match pro. È già un buon passo, Mike. Exactly. But mi sembra
un KO, però mi sembra qualche KO. I hope so. Sì, è un match che è comunque equilibrato e vediamo che il livello è molto alto, come lo era anche nei match di prima. Exactly. Però si stanno dimostrando più attenti, ma non si stanno risparmiando. Exactly, wow. Ora vediamo scambi di low kick da entrambi le parti. Prova un low kick la bell'arte. Wow. Bel destro. Striking game. Front kick di Michele Clemente. Wow, that was beautiful. Wow, that's nice, that's nice. Bella combo di Clemente, ora sta a capire. There you go, there you go. Se ne vede bene da rimanere in piedi, infatti va a legare. Porta a parete l'avversario, che prova a ribaltare the situation. Mette colpi di spalle, sembrerebbero. Il fighter all'angolo blu. Very, very experienced. You can see the quality, can't you? You can see the quality here. Vediamo metterlo con i colpi di braccio, quindi rimanere attivo. Sentite il pubblico di casa che incita The Arrow, che adesso è lui a pressare la bell'arte. Wow. Va con le ginocchia sul quadricipite. Oh. Di nuovo ribaltamento. Riprende. Shoulders, elbows, everything. Sì, con le spalle. Tecnica che abbiamo visto a McGregor contro Cerrone. Se esatto, si ricordi, Mike. Esatto. È arrivata molto efficace. Un match poi durato anche quello molto poco. Ora in clinch la bell'arte mette una ginocchiata. As they say, you know, there are levels to this game, and you can actually see in this Italian championship here the levels that, you know, yeah, it's way above. It's really, really good. Really good. Vediamo levels. Clemente, che non lascia tregua all'avversario, mette anche dei stomp kick. O meglio dei foot stomp. Yep. Stand on his foot. Di nuovo spalle a parete. There you go. It's always the shoulder, isn't it? Buona parte del match si sta svolgendo nella fase del wrestling. Wrestling a parete. Oh, there's the elbow. Bella for gomitata. You. Sì. Bella gomitata di la bell'arte. He's doing that quite a lot, actually. Bell'arte is trying to use that elbow. He's trying to use that elbow. Sì, i gomiti in quelle fasi possono essere determinanti. Ora è Clemente che controlla, blocca il braccio avversario. Sentiamo ancora il pubblico. They're excited now, they're excited now. Il palazzetto è tutto per il beniamino di casa. Atmosfera quasi da stadio, Mike. It is. It's an indoor stadium. Uno stadio particolare. Non inside. Non ci sono le porte, ma c'è la gabbia. Mette alcune ginocchiate Clemente per rimanere attivo. Wow. Il match fino ad ora è rimasto in piedi. Oh, bel that's corpo, a nice left hand. Nice left hand again. Che va di nuovo a segno. Left hook and then left jab. Ora vedremo chi saprà concludere. Oh, right hand. Di nuovo a segno. Clemente. Nice knee. Sì, la bell'arte fa attenzione a rimanere in piedi, a scambiare. Infatti lo vediamo cercare lui la lotta a parete. Michele Clemente è un grande, grande striker. Molto, molto tecnico. Yeah, he's very good. And he's controlling things really nicely there as well. Si capisce che chiaramente entrambi i fighter non vogliono rischiare nulla. It is good. And I mean who you got that? Who are you gonna give that to now?
Yeah, the second round. Are you gonna give that to? Guarda, questo secondo round io ho molta difficoltà a vedere in realtà qualcuno che si è imposto. Forse nello striking, sì, certamente vediamo Michele Clemente. Ok. Le fasi di lotta sono state sostanzialmente pari. You're going with the home fighter. You're going with the home fighter. I can understand that. Io vedo un match molto equilibrato, exactly, forse con un piccolo vantaggio per Clemente, ma okay, secondo me questo terzo round può regalarci emozioni, vedremo. Yep, I can see that. I can see where you're going with that. Very close though. Very close. Very sì, close. Molto molto combattuto. Sì, yeah, that's right. Vediamo il head coach della Wolf Temple, Agostino De Luca, a spronare il suo atleta. He's controlling that. He's controlling it. They're both good quality fighters. You see, sì, they're both good quality fighters. Do you know what I say? I would say it depends on this third round. It depends on this third sì, round. Potrebbe essere tutto in questo round. To see no takedowns yet, right? Sì, non c'è stato nessun takedown. You know, nothing. Vedremo cosa ci regalerà questo round. Prova dei jab, oh, la bella arte, ma risponde subito Clemente. Devo dire, molto mobile sulle gambe, ma entrambi. Low kick per Clemente. Oh, that's a nice left hand. Il colpo. That's right hand. Oh, he tried to spin it. Prova una gomitata, una spin back elbow, ma non va a segno. Colpo molto pericoloso. Ora vediamo Clemente controllare a parete. Attenzione, Clemente prova ad ancorare la gamba dell'avversario, ma non ci riesce. Mr. Labalate is trying the elbow. He wants to land that elbow in some way. Sì. Oh, there you go. Quasi porta a terra Clemente l'avversario. Ora vediamo se riuscirà a migliorare la sua posizione. Gancio destro. Yep. Dalla corta distanza. Knee. Sì, continua con delle inside ginocchiate. Ricordiamo che rimanere attivi in queste fasi è molto molto importante. This is 5 rounds, right? Or is it 3? No, sono 3 round da 5 minuti. Ok. 3 rounds 5 minutes. Ok. Sì. Ora è la bell'arte che controlla Clemente verso la parete della gabbia. Si alzano i cori per il fighter di casa. In un match davvero complicato, la bell'arte non li sta lasciando fare il suo gioco. Continua a pressare. Ora c'è stato un altro ribaltamento. Continua la fase di pressing di la bell'arte. Match fino a questo momento improntato sul wrestling. Vediamo dall'angolo che incitano gli spalti, che rispondono molto bene all'invito. In questo round sta controllando molto la bell'arte, quindi occhio. Pressing asfissiante.
Ed esce. Ora vediamo questa fase di striking che viene interrotta subito. Attenzione. Wow, that was a knee there that got through. Poteva essere molto molto pericolosa. That was a knee that got through. E si va di nuovo a parete. It's been like mette una gomitata la bell'arte. He's been trying that all night. Quello che avrebbe potuto provare anche più spesso prima forse. Wow. Perché in quelle fasi del combattimento la gomitata può essere un'ottima arma per infliggere seri danni all'avversario. Wow. Va riconosciuto ad entrambi gli atleti un altissimo livello di lotta. Wow. Because it actually has been blow for blow, you see. Takedown di Michele Clemente. That's what he had to do. Che verso la fine dell'ultimo round, del terzo round, riesce a portare giù l'avversario, mette delle gomitate al busto. Finisce il round, finito nel migliore dei modi per Michele Clemente, che chissà, potrebbe essersi portato a casa il match. I think with the takedown, he's gonna get that. Sì. With the takedown, right? Dopo un match di sostanziale equilibrio nelle fasi di lotta, abbiamo visto un Clemente forse più pulito nello striking. Exactly. E potrebbe aver messo il punto esclamativo sulla sua prestazione con il takedown finale. Forza, fatemi sentire l'applauso per questi due fighter tutti! Che pubblico, ragazzi, non smetterò di dire che pubblico. Con ansia il verdetto di questo incontro. E a premiare per queste selezioni il titolo italiano selezioni Octagon ci sarà il nostro main sponsor Pambisco, azienda certificata per la produzione del pane di Altamura. DOP ha contribuito alla realizzazione di un libro dal titolo La storia del pane di Altamura, grano, farina e forni dal Medioevo al Novecento. Pambisco, la qualità è una questione di famiglia. E ora avremo la premiazione. Il nostro sponsor che è salito qui per premiare il vincitore. Abbiamo un verdetto. Sentiamo i giudici cosa avranno decretato. Vince l'angolo rosso del Team Wolf Temple Michele Di Paolo. Ok. Eh sì, Mike, le nostre previsioni erano giuste. Si è portato a casa il titolo Michele Di Arrow Clemente davanti al suo pubblico, a casa That's sua. Right. He deserved it. It was the takedown that gave him, I think. Sì. The takedown and his determination to actually win it in front of his crowd. Purtroppo non abbiamo accontentato Mike con un KO. Mike, lasciami fare uno spoiler. Ok. Vediamo. Adesso abbiamo la card professionistica di kickboxing. Ok. Occhio a Steven Alla, Mike. Michele. And I hope I'll see that. Ti faccio questo nome. Ora vediamo. Michele Clemente giustamente festeggia. Sorridente, fa la foto col suo head coach e lo sponsor. Continuano i cori per Michele Clemente. Credo che attualmente non ci siano molti bantamweight in Italia di questo livello. Non aspettiamo Michele, altro che vederlo contro vittoria, grandi l'intervista atleti è d'obbligo di livello internazionale. Volevo chiederti, Michele, ho visto che tutti facevano il tifo per te. Secondo te è stata importante la carica del pubblico per questa vittoria? È stata importantissima. Forse è stata la cosa principale che oggi mi ha permesso di combattere. Perché oggi, stando avanti a tutta Altamura,
che faceva il tifo per me. È stato davvero difficile. Grazie a tutti! Grazie, grazie al nostro Michele. Prenditi questo applauso e questo tifo per te. Signori, ancora un applauso per Michele D'Aro Clemente!